Io torno al mio popolo della sabbia. E il mio popolo della sabbia che ha fatto? Il mio popolo della sabbia dal 1993-94 in poi si è trovato di fronte a due o tre crisi devastanti. La crisi di metà anni 90, ma ancor più la crisi di metà degli anni 2010. Prima la crisi profonda del 2000-2001, cioè l'epoca della prima guerra del Golfo, ma ancor più dei grattacieli newyorkesi distrutti, ma ancor più la crisi degli anni 2012-2013 in particolare. Cosa è successo in questi? Che fa una società della sabbia che però si è costruita lentamente la sua storia, non ha costruito palazzi, ma ha costruito la sua storia, cioè ha costruito piccole imprese, economia sommersa, localismo, eccetera, eccetera. Arrivano le crisi, che fa? Come si difende? Beh, si difende dappertutto e radoterra. Si difende con un meccanismo di difesa di tutto, di difesa del paesaggio circostante. Difendo la mia impresa, difendo la mia famiglia, difendo i miei consumi, difendo tutto. Noi abbiamo avuto quello che io ho chiamato una sorta di ritorno dello scheletro contadino dell'Italia. Lo scheletro contadino. Chi ha conosciuto i contadini di una volta sapeva che erano sobri, tenaci, duri, che soffrivano molto spesso in silenzio. E noi ci siamo fatti due crisi internazionali, noi borghesi, lettori di quotidiani, non l'abbiamo sofferto tanto, ma il sistema complessivo l'ha sofferto. E il sistema ha reagito con il suo scheletro contadino, con la sobrietà, con la tenacia, con la forza di resistenza. E io la mia azienda non la chiudo, ma io la mia avventura personale non la finisco, ma io voglio andare avanti, io voglio continuare a fare il mio mestiere. E questo è stato l'elemento fondamentale degli anni che abbiamo appena attraversato. Gli anni 2000 hanno avuto un paio di crisi, ma le abbiamo attraversate facilmente, si può dire, non abbiamo avuto grandi. Il vero problema l'abbiamo avuto nell'ultimo decennio. Nell'ultimo decennio la globalizzazione e la crisi interna, anche finanziaria ed economica, ha creato il problema qui. Il modello non funziona più. A me hanno detto, ma tu hai creato questo modello italiano fatto dal popolo per il popolo, dappertutto, per la terra, adesso che succede? I miei amici più cari, quelli con cui avevo fatto addirittura qualche libro negli anni precedenti per condividere questa idea, ricordo un libro mio e di Deaglio sui meravigliosi anni 70 che fece scalpore, scandalo, cioè come l'Italia sta al lumicino del terrorismo, delle pistolettate, delle fucilate per strada e tu dici che sono meravigliosi gli anni 70. E noi scrivemmo questo libro, Mario Deaglio ed io, ma 7-8 anni fa, quando è cominciata la grande crisi degli anni 10, e Deaglio mi disse, no, guarda, stavolta la crisi ci sarà. Il modello tuo non funziona, non regge. Perché la crisi è tale che noi non saremo più come prima. La piccola impresa non ce la fa da solo, il localismo non ce la fa da solo, le esportazioni, il lusso non ce la fa da solo, il made in Italy non ce la fa da solo. E io gli ho detto, Mario, scommetti che saremo sempre gli stessi. Scommetti che fra 10 anni, a fine anni 10, cioè adesso, nel 2019, nel 2020, noi siamo gli stessi che avevamo fatto la ricostruzione. Cioè gli stessi che hanno in qualche modo gestito in proprio la difesa sobria e tenace di quello che avevano e che hanno rilanciato. E uno va a vedere la società italiana d'oggi. C'ha quattro forze e sono tutte quattro forze che vengono dal basso.
Poi mi diranno, ed è vero, che c'è il debito pubblico, che è una tragedia, che siamo pieni di debiti da pagare, che lo spread ci rovina. È vero, però guardiamo la società d'oggi, italiana. Dove è forte? Ha quattro forze. La prima è la filiera enogastronomica, la seconda è la filiera la vecchia filiera del lusso, la terza è la filiera degli impianti, la fabbricazione degli impianti, la quarta è la filiera del turismo. Sono le quattro cose su cui noi continuiamo a campare. La prima è quella più vecchia, la filiera del lusso, il vecchio Made in Italy. Io ricordo quando negli anni, metà anni 80, Craxi, il governo, si teneva molto a pompare questo Made in Italy, sembrava che fosse. Io dissi, guardate, non può durare. Questa è una cosa temporanea, che noi esportiamo un po' di gioielli, un po' di lusso, ma non dura. Sono passati 35 anni, 34 anni, e la filiera continua ancora. Uno gira il mondo e trova, uno vede i dati delle statistiche sull'export e vede che questa continua a pompare. E chi la fa sta filiera? Mica la faccio io. E non la fa neppure il grande industriale del lusso, il Diego della Valle con Tod's o Armani. No, la fanno milioni di piccole imprese, di centinaia di migliaia di piccole imprese che vendono un po' di tutto, ma dentro questa filiera, perché sanno che ormai il mercato mondiale assorbe questa specie di fiumiciatto di Made in Italy che è stato importante.